il sindaco di Lentini, Salvatore Raiti, che con tutta la giunta, con tutto il consiglio comunale, con tutta la cittadinanza ha voluto che stasera, a pochi giorni da questo importantissimo successo di Anna, la ragazza potesse tornare ufficialmente in pompa magna, se vogliamo, anche se forse non è piaciuto a qualcuno, nella sua città, in questa città che per 6 anni l'ha vista protagonista della normale e quotidiana vita cittadina. Anna Valle, ancora un applauso. E allora, stasera grande spettacolo. Laura, mi diceva il collega del giornale La Sicilia, Antonello Piraneo, gli ha detto subito: sono spaventata stasera, spaventata perché l'affetto è stato veramente al di là di ogni aspettativa. Adesso qual è il tuo primo sentimento, Anna, su questo palco, dopo aver attraversato la via principale, ripeto, di un paese che ti ha visto sempre passeggiare per la strada insieme con le altre ragazze, con gli altri ragazzi, con la gente di Lentini? Capisco l'emozione di Anna, è maggiore adesso, Anna, ritornando a casa, o è stata maggiore in quel momento in cui Fabrizio Frizzi ha annunciato, tra le ultime 2 concorrenti rimaste, che Miss Italia 1995 era una ragazza romana ma siciliana di adozione che non si aspettava affatto di vincere? Ma l'emozione è uguale, diciamo, perché lì è stato fare l'elezione di Miss Italia, qui il popolo di Lentini è stato preziosissimo, quindi c'è tantissima emozione. Senti, ritorno a casa stanotte, dopo tanti giorni, dopo il successo, dopo le fotografie, dopo le interviste, dopo che Mirigliani sicuramente ti avrà già fatto fare 300.000 cose, ne dovrai fare tante altre, ma certamente è un uomo straordinario che ha organizzato ancora una volta un grande concorso. Ecco, il ritorno a casa com'è stato? Il primo abbraccio con la mamma, il primo abbraccio con la sorella? Beh, non è che ho capito granché quando sono arrivato, perché ho dovuto abbracciare 1.000 persone, però è stato bellissimo naturalmente. Sindaco, lei che pensa? Anzi, ritorniamo indietro, quella sera, quando Anna sembrava che potesse farcela, quando via via restava tra le concorrenti che potevano ambire al titolo, il sindaco di Lentini che cosa pensava e cosa ha pensato alla fine, quando poi è arrivata la consacrazione? Io mi trovavo assieme dei miei amici al Sabbione, e man mano che si andava avanti, quando sono rimaste solo 6 in gara, l'emozione cominciava a salire, poi 3, poi 2, e lì tutti... c'è stata un'esplosione di gioia che credo che sia stata collettiva praticamente per tutta la realtà. Io ho sentito un boato lì a Sabbione dove mi trovavo, ma poi vedendo anche la presenza popolare grandissima, maestosa, questo affetto profondo, questo abbraccio grandissimo che ha voluto dare Lentini alla sua miss, mi sono reso conto che era un fatto vissuto tra le gente e tra la popolazione. Io peraltro ne voglio approfittare per dire una cosa molto semplice. Mi rendo conto che ci sono invidioso, ho visto anche una trasmissione televisiva di un emittente locale catanese. Ci sono anche invidiosi, però noi siamo orgogliosi, lo dico con forza, perché per alcuni anni si è parlato di Lentini come una città che faceva parte dell'Interland della mafia. Oggi Lentini ritorna agli antichi splendori di Riccardo Lentini, di Gorgia, di Jacopo da Lentini e anche il paese di Anna Valle, Miss Italia 1995. Questa è la grande gioia che dà una sua figlia, una figlia di questa gente. Ecco sindaco, io vorrei subito chiudere quella che mi auguro non sia una polemica, anche perché poi personalmente non amo fare polemica con nessuno dei colleghi che rispetto, anzi li rispetto tutti, però credo che stasera ha vinto Anna Valle, ha vinto dalle mani di Miss Italia. Anzi, a proposito di colleghi e di giornalisti che sono importantissimi, Anna, adesso noi ci andiamo un attimo a riposare. Sindaco, la premiazione la facciamo fra un quarto d'ora, perché deve essere anche più attesa. Credo che ci siano i colleghi della RAI, di altri emittenti che volevano fare qualche intervista. Noi ci sentiamo qualche esibizione qui sul palco e i colleghi giornalisti, se Anna è d'accordo, possono fare anche qualche intervista. Insomma, ci organizziamo. È una grande festa di paese, ma quando dico festa di paese vuol dire una festa di cuore, una festa di gente semplice, simpatica, serena, che vuole trascorrere una serata diversa dalle altre insieme con Miss Italia. Grazie Anna, ci vediamo fra 10 minuti, sindaco, grazie. E allora, dicevo ai colleghi, ai giornalisti, ai fotografi, approfittatene per riprendere Anna insieme con la sua gente.
Tornare a casa? Beh, mi sento bene, purtroppo ci potrò rimanere soltanto per pochissimi giorni perché ho degli impegni, devo andare a Domenica Inn, a Donna Sotto le Stelle, molti impegni, quindi potrò rimanere soltanto oggi, domani e basta. Sei stanchissima quindi? Sì, non si vede. Allora, quanto a lungo ti fermerai? Quanto a lungo ti fermerai? Qui in Sicilia? È soltanto oggi e domani. Ah, domani parti? Sì. E quando la prossima vacanza? Quando sarà? Non lo so, non credo che avrò molto tempo. Sicuramente sarò in giro. Mi aspettano degli impegni piuttosto gravosi. Gli impegni sono tanti e sacrifici ancora di più. Te la senti? Sì, me la sento. Buona fortuna. Grazie. Ragazzi, forza, ci vediamo. Vai, scende, veloce. No, me l'abbia pigliata. Antonella, non ci puoi tirare indietro. Allora, scusa. Antonella, no. Allora, tua sorella è tornata, gliele facciamo lavare i piatti? No. Non gli facciamo fare niente, neanche un lavoro domestico? No, niente. Niente. Come ti senti? Benissimo. Sei felice che è tornata? Tanto. Non senti la competizione? Anche tu sei una bella ragazza. No, non sono per niente invidiosa, mi fa piacere per lei. Comunque partecipare a Miss Italia non è una delle mie aspirazioni. Allora non parteciperai mai? Questa ce la segniamo. Ok. Se vinci lo sappiamo, eh? No. Va bene, ciao. Dopo altri 2 anni abbiamo... questo lo so. Sì. Il resto della famiglia, lo salutiamo, il fratello e il papà che sono a Roma. Sì, li volevo salutare perché non ci sono, quindi... Tra l'altro, loro sono stati con te a Roma, sono stati con te a Costanzo Show, te le racconti tu invece le reazioni di papà e quelle del tuo fratello? Mio padre è entusiasta al massimo, naturalmente, non sapeva nemmeno che io partecipassi a Miss Italia fino a quando sono arrivato a Roma, quindi le domande non le ho seguite perché io non mi sono fratello... Non fare stesse cose, piglia gente! Benissimo, allora, fotografi, grazie, così vi vediamo anche la signora e la sorella di Anna, salutiamo ovviamente anche papà Valle e il fratello, e adesso sentiremo altri protagonisti della vita privata di Anna Valle. Allora, ragazzi, fateci anche lavorare un attimo, che succede? Esclusivista regionale di Miss Italia, che è stato uno dei primi, e Anna ovviamente ha voluto ringraziare, il primo è stato un altro personaggio che tra un attimo chiameremo, quindi io vorrei che sul palco salisse anche in qualche modo qualcosa anche a lui. Allora, è stato anche bello che Anna si sia ricordato di te proprio subito dopo l'elezione, vuol dire che hai capito. Adesso mi chiedo scusa, ho detto un attimino che sia
quindi si va al nostro lavoro, quello che era l'azione, e lo guarda l'aria che si è sotto corso, diciamo, il titolo. Andiamo avanti, vince il primo titolo il 13 di agosto, così, il 17. Andiamo avanti, continua la sua strada. Finché arrivano la sera del 18, la sera del 18 agosto, presente la visitaria uscita da Leoni, diventa la futura visitaria, e altri giorni alla fine comincia a premare. Perché premare? Perché sono 17 anni che io ho per 2 anni. La prima festa della mia prima visitaria si svolge di venerdì, dove siamo tutti noi, e vi prego, mi faranno scuola visitaria. Persone più grandi, più anziane. Allora Esther è pronta, facciamo due brani di Esther, poi abbiamo ancora un... capire l'uomo che sei. Come on.